Ameria Radio presenta Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età. Tu. Bene, che bella musica che ho messo anche stasera. E siamo qui insieme a Maria Teresa, che saluto. Buonasera. La puntata del mercoledì sulle novelle radiose. Bene, questo è un appuntamento molto molto sentito e importante per i nostri radioascoltatori. Bene, come si intitola la novella di questa sera? La radio da sentire e da vedere. Allora, la radio da sentire e da vedere, un titolo intrigante che ci fa pensare a questa bella radio inserita in un bell'ambiente, magari di un certo livello, dove c'è una radio molto bella da sentire ma anche da vedere. E quindi dobbiamo trovare un personaggio che nell'ambiente gravita molto, ma molto spesso, e noi lo abbiamo invitato per stare con noi in questa puntata delle novelle radiose. Signori e signori, è con grande piacere che annunciamo Umberto French Alunni. Buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Ciao Maria Teresa. Tutto bene, ciao Umberto. Questa sera sono molto radioso. E Paolo? Tutto io okay? Sempre radiosissimo. Perché che cosa stiamo facendo? Una puntata sulle novelle radiose. Radiose. Scherziamo. Neanche la Curie avrebbe voluto parlare di radio così come stiamo parlando noi. Ma invece la Cucui chissà che avrebbe fatto. E anche la culla, la culla bella, la culla. insomma, cominciamo bene questa serata così, no? Siamo a mercoledì. Questa modalità radiosa, voglio dire, insomma, questa modalità è interessante, insomma, no? Assolutamente, e ci dà la grande possibilità di passare questa questa puntata del mercoledì con la gioia della radiosità. Tante cose sono accadute in questi ladro di vocabolari. Tante cose sono successe in questi due giorni che non ci siamo sentiti. Come passa il tempo? Mi sembrava di averti sentito proprio, guarda, non più tardi di poco tempo fa, e invece sono passati due giorni. Perché lunghi. La lontananza, sai, è come il vento, Bella. No, io non stavo facendo il vento. No, pensavo che arrivavano le formiche. Vento canino, diciamo, un vento canino. Insomma. Allora, quali cose sono successe? Tutto bene in questi due giorni, Umberto? Perfetto. Sì, grazie a Dio non mi è successo niente. E come ripeto, se fosse passato il tempo in un attimo, ho chiuso gli occhi, è passato mercoledì. Magari il tempo di un caffè. Il tempo di un caffè, ma in un senso metaforico certo, e metabuchico. Certo. E quindi... Hai capito.
Tu al me mi stigmatizzi sempre queste battute, a lui non dici niente perché? Perché lui è il Stigmatizzi, maestro. ma per Veramente carità, non so, persi tutti e due. siamo persi tutti e due, detto. Non so dove, ma siamo persi tutti e due. Ci Speriamo che vorrebbe qualcuno ci trova, Maria Teresa. con il radar di Marconi, di È vero, è cui vero. abbiamo Io mi parlato auguro anche. tanto che qualcuno ci possa trovare, veramente. Sicuramente sì. Allora, andiamo a parlare di cose un po' più impegnate, no? Abbiamo detto che stasera la Famo del radio. mondo. Sì, Ma no, la radio da sentire e da vedere, no? Che è quindi un argomento importantissimo perché io che ho letto la novella ho notato, no? È arrivato Topolino online. È saltata la linea. Per un attimo stavi parlando di radio. Improvvisamente. No, perché vi stavo guardando a tutte e due e voi stavate pensando a come scappa con Topolino, scappa con Topolino. Invece ho fatto un'azione diversiva e poi sono tornato a bomba. Guarda, se tu scappassi veramente con Topolino non mi dispiacerebbe. Il problema è che ritorni. Il problema è che ritorni, A capito? volte ritornano. A volte, ma troppo spesso. È Devi essere. importante perché questo, ormai ho gli ascoltatori che mi scrivono. Ti dico che mercoledì un'ascoltatrice che non ha potuto ascoltare la trasmissione mi ha scritto in privato e mi ha detto: Ma Topolino è arrivato? Gli ho detto: L'online sì, perché non so se ti ricordi, ma lunedì ho avvertito i nostri ascoltatori che mi sono arrivati due numeri insieme. Ma tu non sai quando sto attento a queste tue riflessioni, no? E quando io ovviamente mi concentro, diciamo, su quello che dici quando parli di Topolino, cioè, tu trascuri, diciamo, il mio altissimissimissimerrimo grado di concentrazione. E questo momento un pochino mi dispiace perché Lo non va so, bene, eh. sai, non mi fido molto spesso del tuo massimissimo lì, con quello che dici tu, insomma. Tu pensi che io in qualche modo provo a prenderti in giro questa cosa? Perché No, no? Perché tu mano. forse lo puoi anche pensare, no? Però ti prego di pensarlo brevemente per poi ovviamente ricondurti su binari di normalità. Certo, beh, binario. Stasera so canterino, chissà perché. Ho Ma che. appena cenato. Vabbè, cosa che è sicura non è un problema. Allora, parliamo la radio da sentire e da vedere. Quanto è stata scritta? Ma non, guarda, devo essere, una volta tanto devo essere onesto. Non, no, sono Moglie sempre. becca giapponese. No, non me lo ricordo, non me lo ricordo perché questa cosa verosimilmente ci ho messo le mani in più di un'occasione. Ci ho messo le mani in più di un'occasione e ricordo anche che mi era, così, è stata stimolata questa storia. Da una situazione che poi ti racconterò dopo, perché magari Certo. non vorrei svelare niente. E, quando parliamo di radio da sentire e da vedere, diciamo, non ci riferiamo al DAB, o non ci riferiamo a Radio 105 che sta sul canale XX, non me lo ricordo, ma è una ben altra vista, è un'altra impostazione e direi. Un'altra epoca, però ecco, è una cosa un po' buffa che mi ha ricordato una situazione, diciamo, che ho vissuto e così, in qualche modo mi ha ispirato e mi ha fatto pensare che forse poteva essere il caso di fare questa novella. Poi, ovviamente, ti racconto la situazione che è anche simpatica per certi aspetti. Assolutamente, dopo ascolteremo questa situazione. Adesso mi hai stuzzicato una cosa quando hai detto dub. Oggi è tutto il giorno che sento dub, non so perché, ma forse qualcosa ti ricorda. E a qualcosa anche ai nostri amici. Detto ciò, la mia curiosità, ma tu. Guarda, sei sempre insidioso. Sempre, Sei una persona che si incunea tra gli argomenti, tu sì, sei ma. un rincuneone. Io sono un incuneone, sì, fino a che sono un incuneone, l'importante è non essere incuneato. Sì. No. Però tu sei un incuneone, devo dire, insomma. Sono un puttino incuneone. Sì, sei un puntino incuneone, che insomma non è un animale mitologico, no? Però è l'incuneone.
lo potremmo coniare, sai. Coniamolo, Ho coniamolo. già un'idea della forma che ovviamente non posso dire attraverso la radio, però insomma, vabbè. Immagino la forma dell'immagine, non c'è bisogno della specifica. Diciamo una forma mitologica che potrebbe essere metà uomo e metà In uomo, cuneone, diciamo. metà in cuneone, capito? Detto ciò, mi veniva da chiederti, parlando di DAB, ma il tuo DAB lo stai aggiornando con nuove radio, con nuove situazioni, le schede, le fai tu? Perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo presentato la radio Indosso, no? Dove tu hai raccontato come gestisci il tuo archivio sia di pezzi singoli che di radio, no? Cioè di componentistica che radio con tutte le varie sfaccettature che ci hai spiegato molto bene, ma lo stai portando avanti? Sì, guarda, lo sto portando avanti e come sempre, insomma, devo dire che no, non ci sono 6-7 radio, cioè, dopo 6-7 radio poi diciamo, che inserisco a mano, poi lo aggiorno, no? Ma mi stai facendo venire in mente una cosa simpatica che devo raccontare ai nostri ascoltatori, no? Perché in una mia pubblicazione, ovviamente soffrivo anche di solitudine, adesso no. Sicuramente c'è Anche qualche tu. problema. In questo, diciamo, momento di sofferenza, diciamo così, di crisi con il mondo, eccetera, eccetera, ho provato a dare contezza, diciamo, di quei pezzi che ho a disposizione, ma non misurando, dice, allora ho 50, 25 pezzi, no? Uno grande, uno piccolo, ma quanto erano lunghi? Cioè, praticamente, cioè, ho fatto i calcoli. Ho fatto i calcoli. Io, guarda, se praticamente metto una radio dietro l'altra, no, aspetta, aspetta, è simpatico, no? Praticamente faccio il giro di due isolati, oppure ho fatto, diciamo, degli esempi tipo campi da tennis, campo di calcio, e non mi ricordo quanti giri, diciamo, da tennis, bisogni di campi da tennis potevo fare mettendo in fila. Lo sai come si mettono in fila le radio? Un po' come le formiche, no? Una cosa simpatica. Allora, come si misura la radio? A peso, a chili. Ho provato a farlo a chili. Dicevo, quanti radio c'hai? Oh, 500 chili. No, non so, ma di più perché. Cioè, l'ho misurata a chili, l'ho misurata a metri cubi. No, misurata per lunghezza lineare. E quindi voglio vedere, porca miseria, c'è sta qualcuno che mi frega, a fantasia. Dio mio. È una cosa simpaticissima. A chili, veramente mi sono stupito. Dico, ma dove tengo? Infatti, dico, sulle mani è un po' complicato, anche perché immagina una radio pesa dai 5 ai 25 kg, insomma, di, no, dipende, 30, a seconda, diciamo, delle dimensioni, no? E immagini a me, diciamo, sopra, a misurare il peso di una radio. E come fai a misurare il peso di una radio? Ti metti sopra la bilancia Bilancia. senza la radio, fai il peso, ti metti con la bilancia sopra la radio, con la radio, e poi togli il peso, fa la differenza. Ma è una cosa difficile, non è una cosa facile. E capito? Tanto non devi conoscere la radice quadrata, solo le sottrazioni devi conoscere, perché peso prima con la radio e peso dopo senza la radio. Ecco, Eh? bello. Veramente. Cioè, tu hai avuto questa bellissima idea. Certo, Ma fra credo che ce l'ho cupolini avuta solo e io. pesi siamo messi bene. Come? Fra cupolini e pesi e misure siamo messi molto bene. Beh, in effetti, oh, uno misura Tanto quello guarda, che sai, c'ha, ognuno scusa. c'ha le sue. Cara Maria Teresa, ti dico, Sapessi tu. guarda, mette dritta, diciamo, tutta quando le radio è stata lunga. Poi io abito lungo la E45, insomma, quindi non è mai stato difficile poterlo allineare, perché insomma la strada dritta ce l'ho, insomma, non è L'hai. che non è un problema. Ebbene, Non ho direi mai che pensato di misurare i chissà topolini quanti campi da tennis o da calcio con i in topolini tutti i topolini. ma lo vedi,
lo dovresti fare perché un giorno che non piove, piove poi è un problema, devi stendere tutti quanti i topolini lungo il campo di calcio e poi, Certo. capito, cammini. E fai, sì, c'è un atteggiamento uno davanti e dietro, una immagine più pittoresca e metaforica per dare il senso di uno davanti all'altro. Uno davanti E dietro, quindi questo perfetto. è così. Va bene, no? Fai questo Qualcuno va a continuo. dire, ma perché devi, quando dico, ho messo la radio sulle mani e poi mi sono pesato, poi ho fatto la differenza, ma perché qualcuno ovviamente di pregno di scienza dice, ma perché? Perché non la metti sopra la bilancia? Dico, ma scusa, io ho la bilancia pesa persone, tu vai fare affari tuoi. Ma non ho capito. Ma posso fare quello che mi pare, quella di me. L'ho anche pagata, per Dio. Ma guardate. Lo sto vedendo la scena, no? Sulla bilancia, la radio deve stare Poi, ovviamente, non particolarmente vestito, perché poi magari dopo pesa, la capito? tara E allora. Ma voi non apprezzate, perché io no. noto, diciamo, una nota da questa mia riflessione, ho scatenato una nota di colore che, insomma, non è che mi fa così piacere, perché, insomma, è quasi come se mi state in giro, questo mi dispiace, insomma. No, hai fatto il tuo colore. E sto un po' in imbarazzo, devo essere No, onesto. è una scena No, no, no. bellissima, capito? Mi ti vedo Ma con i stai calzini, scherzando? con Reggi Calzini, e ti metti sopra la cosa. Calzini estivi perché pesano meno e sono meno, insomma, meno fuorvianti, ecco, per Sì, così certo, dire. no, devi togliere tutto il superfluo. Ma certo. Poi sarebbe anche un peccato se la radio cadesse, no? E se non sei Certo. particolarmente vestito, se ti acciacca qualcosa, cioè non è Certo. facile, insomma. Devo dire Certo, che, no, perché insomma, magari. ho rischiato la mia stessa esistenza per poter Certo, poi portare se avanti ci questa sei. testimonianza. Hai anche pesato i grammofoni. Ma che stai scherzando? No, se poi Certo. se bloccava la tromba. L'ho pesato col camion, quello lì Ah, insieme. ok. Alla pesa si è andato proprio. Praticamente mi sono dal camion senza niente. Poi sopra il grammofono mi ha fatto la Hai differenza. fatto Una volta mi sono sbagliato, 35 quintali, invece avevo levato il grammofono e ci ho lasciato il il camion. camion, ah. Ma sai, sono argomenti Vabbè, seri. bella Che chiaramente a me discussione. dispiace moltissimo che queste cose suscitino ilarità e non ne vedo il motivo, ecco, devo No, no, essere onesto. ma non c'è proprio un motivo di. Ma infatti, non Ma è una cosa capivo. scientifica, cioè, anzi che non ci ha pensato Marconi prima. Cioè, questa è la cosa. Sì, insomma, ma io può darsi pure che ci ha pensato, non è che, insomma, Sì, Marconi, capito, in no? mutande sulla presa persone con le radio. Era Ma forse bellissimo. perché non avevano inventato la pesa persone? Dice, un attimo, ti devi casa, ma non l'avevo inventata. Vabbè, ma non è che posso fare tutto io, no? Allora, Benedetto, certo, dice, si è insomma, messo io sulla ho inventato bilancia. la radio. Ti pare che mi invento anche la. Mamma mia, insomma, No, no, no. no. Si sarà messo È sulla bilancia possibile? quello da fruttivendolo. Certo, quella la spadera, La proprio quelle. stadella, capito quella cosa? Quella moglie dice, allora qui 10, no? Capito? Bello, Accidenti a te, no? eh. Mo' è colpa pure mia, ecco. Allora, dopo questa bellissima scena che ci rimarrà indelebilmente stampata nei nostri Ma occhi, deve essere così, non può, altrimenti, eh. certo. Oh, io giocherei un attimo e lascerei leggere il radioracconto a Maria Teresa, che praticamente poi dopo aprirà la discussione. Maria Teresa che ha i numeri per Ah, sì, poterlo ha i fare. numeri per poterlo fare. Lei ne ha facoltà.
Franco poteva considerarsi un bambino fortunato. Sua madre, Francesca, era maestra elementare ed insegnava nella scuola del paese dove abitava. Era rispettata da tutti. Ancor più lo era il padre, Gilberto, che faceva il macellaio. Franco era un figlio unico, amato in modo quasi maniacale, anche perché giunto dopo 11 anni di matrimonio. Ci aveva messo tanto, ma il risultato era in linea con il tempo di incubazione. Un bellissimo bambino, oltre che intelligente e perspicace. Il tempo scorreva lento, come in tutti i paesi di provincia. Era il 1946, la guerra era finita da poco e anche nel paese di Franco si sentiva una grande volontà di voler andare avanti e scrollarsi di dosso le pesanti incrostazioni che il grande conflitto aveva lasciato. In particolare i dissapori tra partigiani e non, che avevano corso il rischio di lacerare i rapporti tra persone prima particolarmente vicine. La sera a cena si parlava spesso di cosa la guerra aveva lasciato. In questo erano anche aiutati dall'ascolto del giornale radio. Gilberto aveva una radio bellissima. Era una Philips acquistata qualche anno prima, interamente impiallicciata in legno di noce e in radica sul davanti. Il grande altoparlante consentiva un ascolto pulito. Particolarmente bella era anche la scala dove si potevano leggere le stazioni radio da ascoltare. Durante il giornale radio, solitamente non si parlava per ottenere un ascolto migliore. Gilberto era interessato anche per il mestiere che faceva. Nella sua bottega gli capitava spesso di parlare di politica. Lui non si sbilanciava. Non erano quelli i tempi in cui ci si poteva esporre dando sfogo al proprio credo politico, soprattutto per chi stava al pubblico. Francesca lo considerava uno strumento didattico, complementare a scuola, quando metteva a disposizione. Era solita parlare con i suoi allievi di eventi ed accadimenti commentati alla radio. Riteneva che ciò rientrasse nella sua missione di educatrice. Se i due genitori avevano dei motivi per stare attenti durante la trasmissione, Franco ne aveva un po' meno. Comunque, non disturbava, anzi, si faceva vedere interessato ed attento, forse un po' troppo per la sua età, oppure quel tanto da destare in ogni caso qualche sospetto. Durante quella mezz'ora non solo non parlava, ma fissava la radio con lo sguardo. Dapprima i genitori si compiacevano vicendevolmente per il comportamento del figlio, ma dopo un po' al gradimento si sostituì, seppur gradualmente, l'apprensione. Perché Franco non si rompeva le scatole ascoltando il giornale radio come avrebbe potuto essere per i bambini della sua età? Possibile che tutte quelle notizie avessero un effetto così magnetico? La cosa era dubbia. Passò del tempo. Intanto i genitori avevano concesso a Franco l'uso della radio. Quando la accendeva non si fermava un attimo, continuava a girare la manopola della sintonia senza lasciare spazio per sentire una trasmissione, bella o brutta che fosse stata. Questo dava un po' fastidio anche da altre stanze. La cosa durava da tempo, al punto che Francesca lo sgridò. O ascolti la radio per bene o la spegni. Mi sai dire perché giri continuamente? Non ti rendi conto che la radio ha una funicella in acciaio e che se continui a girare all'impazzata corri il rischio di spezzarla? La radio non è fatta per giocare. Intanto che gli parlava, si rese conto del perché facesse il giro delle stazioni. Dopo
Il ragazzino non aveva alcuna intenzione di ascoltare la radio, ma era affascinato dall'occhio magico. Come è noto, l'occhio magico è una valvola che emana un colore fluorescente, tanto più acceso quanto la stazione radio è centrata. Se si passa da una centratura esatta della stazione ad una non corretta centratura, il colore dell'occhio magico cambia, modulando la fluorescenza e regalando un bellissimo gioco di colori. Lui si divertiva a vedere questi passaggi che, a dire il vero, avevano un fascino tutto loro. La mamma gli spiegò, per quanto possibile, il funzionamento dell'occhio magico, aggiungendo che la radio non era fatta per vedere, ma per ascoltare. In ogni caso, per Franco, la radio si poteva ascoltare e anche vedere. Bravissimo Franco, sono con lui, ha fatto bene perché era uno spettacolo sicuramente molto interessante vedere quella luce che aumentava e diminuiva. No, Umberto? Ma è una cosa spettacolare, sì, si è leggermente insensato, però poi, poi va bene. E, no, ma ti dicevo, questa storia è proprio, insomma, anch'io in qualche modo ho trovato un bambino curioso come lui. Stavamo nella stanza, diciamo, dove ho le radio. Era così, stavo facendo vedere una radio a un caro amico, no? Potresti essere te, insomma, però poi aveva portato un bambino, il suo figlio. E quando praticamente raccontavo la funzionalità dell'occhio magico, si è estasiato perché insomma gli piaceva talmente che dice: aspetta, aspetta, io stavo manovrando, aspetta un attimo, gira, fermo, buono, cioè, gli faceva piacere vedere un po' come funzionava. Poi magari adesso cercheremo di raccontarlo, ma prima di entrare, diciamo, nel vivo, nelle carni, diciamo, di questa novella, ho ripreso, intanto che stavo ascoltando, ho ripreso, diciamo, quel pezzo, diciamo, di la pubblicazione che avevo fatto un po' di tempo fa e che raccontava dei numeri della radio, no? Sì. E, ritornando al discorso di prima, ovviamente questa è stata fatta 10 anni fa, quindi oggi, diciamo, bisogna tener conto di 10 anni di collezionismo in più. Allora, dicevo, mettendo insieme in fila tutti gli apparati si costruirebbe un treno con oltre 150, di oltre 150 metri con 270 convogli. Le radio da sole arrivano a 100 metri. Aspetta, aspetta. Con questo treno si potrebbero fare 3 giri intorno a una villetta, 2 giri intorno a un campo di calcetto e coprire quasi interamente le due fasce laterali di un campo di calcio regolare. Passando all'arte, la cultura non è mai troppa, ovviamente. Certo. Sarebbe necessario più che triplicare la cupola del Duomo di Firenze per far sì che questo convoglio si poggiasse sul suo diametro. No, ma dai, tu prendi in giro, ridi, poi dopo vedrai quando pubblicheranno questo discorso e metteranno questa pagina, no, vicino al battistero, diciamo, no, alla No, porta, vabbè, certo. vedete. Poi aspetta, aspetta. Inoltre entrerebbe a malapena per tutta la lunghezza del Duomo di Milano. È pari alla larghezza del Colosseo e superiore alla lunghezza dell'Arena di Verona. E con queste edificanti constatazioni termina la mia guerra di numeri. Mamma. D'altra parte,
se tu rimani costantemente attaccato al sistema metrico decimale, io non so quale evoluzione No, su quale evoluzione potrai contare, scusami. giustamente è importante. Invece, io mi rifarò alle tue misure, per esempio la lunghezza dell'arena, queste sono le Certo, misure tue. certo. Cioè, scusa, ma quanti duomi di Milano misura? Carina, però. Hai visto? Hai suscitato interesse in Mary. No, ma è una cosa simpatica, a parte scherzi, ne ho letta un pezzetto perché poi ce ne stanno tanti altri discorsi, però era solo per darti un'idea, diciamo, di come magari qualche volta la fantasia piega la verità, piega la realtà, o in qualche modo, ecco, poi In quando qualche modo qualcuno piega, mi... insomma. Cioè, quando qualcuno mi parla di realtà aumentata, io penso sempre a queste cose che a mio avviso sono coglionerie aumentate. Scusate, adesso. Questa è una piccola inflessione, diciamo, no? Che Sì. poi è subito ricondotta. Però, insomma, ecco, sono cose simpatiche, dai. È un modo diverso, diciamo, di vedere le Già, cose, di interpretarle. oh, ci avevi promesso Torniamo a Franco. di raccontarci, no, un aneddoto, qualcosa che riguardava questa. Sì, no, era proprio questo, diciamo, di Tranquilla, ha questo io. raccontato prima, non eri attento. Non No, sono stato ecco attento. fatto, a posto, putla. Cioè, questo qui è. Come per dire, guarda, Del senti che figlio. stupidaggine Ah, quella del figlio. Ah, sì, certo, scusa, io non avevo colto che era questo. Pensavo che era diverso come cosa. Cioè, no, non sono attento. Butta là, come Non si sono chiamava il grande attento. scaricatore di Porto Arabo, no? Vabbè. Vai. Cortesia, ragazzi, ma fate i seri, per favore. State facendo radio, non state Meno facendo male, cose meno così. male. Sì, facciamo i seri. Siamo in presenza di un mercoledì. Sono 2 giorni che è passato il lunedì. Siamo in presenza, diciamo, stiamo raccontando una novella radiosa. E Radiosa. allora che dobbiamo fare? Dai, su. Stasera non se ne esce l'impressione. Siamo avvoltolati. Come avrebbe detto, diciamo, il protagonista della nostra storia, sarò franco, io vorrei raccontarla sta storia. Va bene? A prescindere. Ma che scherzi, no, No, anche qui, invece anche che a qui. No, prescindere. invece che a prescindere. Allora. Allora qui raccontiamo questa novella che praticamente come si fa andare avanti così? Allora, Adri. mi sta a litigare, Ma proteggimi. certo, Mi sta a tu sei mi devi sul giocato dal lato proteggere. scuro della forza, sei Lo sul so, lo giocato dal so, lato lo scuro so, lo della forza. so. C'ho Minni che mi guarda brutto. Forza, Allora, Luke. ti dicevo, è chiaro, adesso parliamo, no? Sì, la novella è stata sufficientemente chiara nella sua esposizione, Fresca e seppur dolce acqua. fece dolci acque, no? Tanto anche, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita. Direi che potremmo andare a parlare di questo occhio magico. Sì, no, questa è una bellissima invenzione. Perché questa è un visore che consente e dà la possibilità a chi manovra la radio di poter verificare e vedere se la stazione radio è ben centrata. Ricordiamoci sempre che per poter, e magari poi un giorno ne parleremo, per poter fare in modo che la stazione sia centrata nel migliore dei modi, ci sono ovviamente delle manopole, la manopola normalmente frontale del radio, però questa manopola non è che è collegata direttamente al condensatore variabile. Il condensatore variabile è quello strumento che serve per orientare al meglio la parte ricettiva della radio per fare in modo che si ottenga la stazione desiderata. Ci sono una serie, diciamo, di meccanismi, di pulegge, di fili, di servomeccanismi che fanno dei giri pazzeschi per fare in modo che
l'asticella della scala parlante segnali la stazione radio, la città emittente, no? Roma, piuttosto Parigi, no? Viste tutte quelle famose località. E che a questo consegua il posizionamento del condensatore variabile che in qualche modo riceva Roma. Per fare questo ci sono una serie, diciamo, di veramente di servomeccanismi particolarmente complessi. E per aiutare il manovratore, no, della manopola, per comprendere meglio se una stazione può essere ancora più centrata rispetto all'ascolto, c'è appunto questo occhio magico. Chiamato occhio magico, che altro non è che una valvola, cioè un componente attivo. Componente attivo si chiama componente a cui viene data tensione, che viene caricato con una corrente elettrica e fa qualcosa di particolare, no? Non è un componente passivo come può essere la resistenza, che fa passare o non passare una corrente, no? È un componente attivo, gli si dà corrente e fa qualcosa. In questo caso lui che cosa fa? La corrente che gli viene data, diciamo, dal condensatore variabile, dalla stazione trasmittente, eccita una serie di fosfori, cioè proprio fosfori interni. E questi fosfori si colorano, tanto più, diciamo, il segnale è massimo, quanto più il segnale è massimo, tanto più, diciamo, il fosforo si colora. Quindi nella sua massima colorazione, la massima colorazione del fosforo, diciamo, della valvola, fa comprendere che meglio di così non si può ricevere, e quindi, diciamo, il manovratore smette di girare e di ricercare la stazione lì, nelle parti limitrofe, diciamo, no, al gioco della manopola. Come è fatta questa valvola? Questa valvola la conosciamo come se fosse una sorta di lampadina, no? Ecco, diciamo, la valvola è come una lampadina, non ha la forma, diciamo, gigante come una lampadina, ma insomma più o meno è un È cilindro, quello, diciamo, che certo. ha una forma rotondeggiante nella parte superiore. In questo caso la parte superiore è schiacciata, no? E non si vede, diciamo, normalmente la luminescenza della valvola si vede al centro della valvola stessa, proprio come una lampadina, per capirci, no? Però in questo caso la luminescenza, quindi la fosforescenza, proprio per la presenza di fosfori, si vede nella parte alta, proprio sulla parte del cappello, la parte sopra la testa della valvola. Tant'è che la valvola normalmente viene messa impilata in verticale, no? Cioè viene posata, diciamo, per dritto, per capirci. Nel caso invece dell'occhio magico viene messa, diciamo, in orizzontale, e cioè sul frontale, diciamo, della valvola, chiedo scusa, sul frontale della radio, normalmente in prossimità della scala parlante o in un altro posto, comunque si vede, diciamo, la parte della testa, diciamo, la parte sopra, la Sopra capocchia, della capocchia, diciamo, certo. della valvola, no? Che praticamente si vede esclusivamente la luminescenza, la fosforescenza. Quindi sta orizzontale, si vede solo la parte superiore, quindi, diciamo, la parte superiore, e quindi girando praticamente vedi questa, si cambiano le stazioni, si sente più o meno bene, e al più o meno bene corrisponde maggiore o minore fosforescenza. Quindi è una cosa anche simpatica, no? Il fatto che se continui a girare, diciamo, questa fosforescenza aumenta e diminuisce con graduazioni di colori molto molto intense. Guardate, questa valvola è una valvola molto particolare perché tende ad esaurirsi più delle altre, proprio perché questa fosforescenza si consuma, no? E una, diciamo, in fase di riparazione, una delle cose che normalmente vengono sostituite prima di tutte è proprio la valvola, cioè questa è la M4, la valvola famosa, diciamo, utilizzata pressoché su tantissime radio. Una valvola di questo tipo costa parecchi soldi, perché può andare dalle 30 alle 50 euro. Capito? Non è una cosa banale, quindi, insomma, bisogna stare anche un
molto molto attenti. Qualcuno magari quando restaura una radio gli si chiede: vuoi che ti cambi anche la valvola, Ah, ecco. la M4 o la M41 a seconda dei modelli, perché la M4 costa svariati soldi. In alcuni casi si lascia quella valvola, si sistema tutto quanto, si lascia quella valvola, anche se magari la fluorescenza e quindi il suo gioco, la sua funzione è ridotta rispetto alla originaria funzionalità, proprio Certo. perché costa parecchi soldi, e magari forse diciamo a volte il costo di quella valvola può essere addirittura superiore al costo delle altre attività di riparazione. Oh, Accidenti. questa tua tuo excursus, insomma, sul discorso proprio della luminescenza, della valvola, no? Mi fa pensare che quando, no, la radio, io qui ne vedo alcuni modelli che mi hai mandato sulle schede, insomma, no? Quando la radio si guastava, immagino che il problema era, perché poi praticamente si perdeva la luminescenza e quindi tu non vedevi più quando la stazione era centrata, anche se continuava a funzionare poi, no? Alla fine. Sì, ma questo era un meccanismo rivelatore che non aveva nessuna influenza sulla funzionalità o meno della radio nella sua Certo, nella sua accezione accezione, certo. acustica, no? Carità. Ma la manutenzione, no? Parliamo di parecchi anni fa, quindi oggi siamo passati, penso, al lato opposto, no, della manutenzione, perché oggi invece di riparare si butta via subito e si compra il nuovo, no? Perché non si ripara più, perché ormai è tutto a schede. Invece prima il riparatore, il tecnico, no, della radio, il radiotelevisivo, insomma, quello che ti riparava la televisione, riparava la radio, che poi veniva molto spesso a casa, soprattutto quando le radio erano grandi o la televisione era ingombrante. Avevano, diciamo, una conoscenza approfondita di tutti questi pezzi, no? E li sapevano gestire in maniera sapiente, mentre oggi veramente cambi schede, non dico che lo posso fare anch'io, ma siamo lì. Devo dire, quindi mi è dato a pensare che ci voleva una specializzazione molto maggiore all'epoca, insomma, per riparare, perché prima si riparava. Sì, questo è vero, ma è anche vero che i circuiti erano un pochino più semplici, no? C'era tutto un meccanismo proporzionale. Tu pensa anche al fatto che oggi, vabbè, una scheda contiene migliaia, se non decine di migliaia di valvole Certo. nella loro funzionalità, no? Sì. Però è anche vero che una radio di 50 anni fa, da 50 a 60, 70, 80 anni fa, era una radio che conteneva 5 valvole, 5, un trasformatore e una serie di componenti passivi, oltre ovviamente all'altoparlante. Questo non sto banalizzando ovviamente, però Certo. immagina anche che nella maggior parte dei casi le riparazioni relative alle radio erano la necessità di sostituire una valvola. E la valvola per sua natura, per verificare la funzionalità di una valvola, lo sai che ci vuole? L'occhio. Perché ci vuole un occhio, no, no due, uno. Uno. Perché praticamente spesso e volentieri, diciamo, siccome le valvole sono soggette a delle tensioni molto significative, molto importanti, erano uso insomma esaurirsi, no? Sì. Sì. E il problema era non tanto quando una valvola saltava, ma quando una valvola funzionava poco. Allora, in quel caso c'era il prova valvole, che era uno strumento dove prendevi una valvola e la mettevi sopra con delle, insomma, In con delle automatico, leve, con dei meccanismi, e capivi, diciamo, la funzionalità. Allora, però il fatto qual è? Erano 5 valvole, Paolo, capito? Quindi, una volta verificato che tutte e 5 le valvole funzionavano, poi bisognava piano piano scendere. Ci sono dei chart, cioè delle procedure, delle applicazioni che sui vari strumenti, sui vari manuali del riparatore prevedono i sintomi e le possibili attività da svolgere, anzi, i sintomi, il guasto relativo al sintomo e le attività da svolgere, no? È proprio un brogliaccione particolarmente lungo, articolato, ma che però
dà veramente una grandissima mano e aiuta tanto. Quindi io non vorrei, devo essere sincero, dire se è più facile adesso o più facile prima, no? Non te lo so dire. Vero è che magari ci vuole sempre una grandissima competenza, diciamo, no, una grande competenza, perché la competenza probabilmente rischia di far risparmiare soldi all'utente, al cliente. Perché quando praticamente tu, quale cliente, hai una radio del 40 oppure un televisore, diciamo, del 2020, se trovi il riparatore poco attento e poco scaltro, ti dice: guarda, è successa una cosa irreparabile, porti il laboratorio e ci vogliono, devo sostituire tutte le valvole e tutto quanto. Tu che gli dici? No, guarda, non è così. No, non è vero. Ecco, quindi bisogna fidarsi un attimo, e credo che comunque negli anni 40, come quest'anno, come diciamo nel 2020, ci debba essere bisogno di grande capacità e anche di grande onestà. Questo indubbiamente non guasta mai. Questi modelli che hai messo sulle schede, no? Per esempio, vedo questo Philips con l'occhio magico, no? È uno solo, è un modello solo però, eh. È il Philips 486 che è praticamente è preso da varie angolature, ma è praticamente il Philips che è oggetto della storia. Sì, Ah sì, no, perché c'era anche un Philips radio, tutto un mobile con gli sportelli. quello è Ah, il ok. Ah, contenitore ecco. sotto, è diciamo d'alloggiamento, è il fonografo, Ah, diciamo ok. d'alloggiamento, che sopra il quale può essere inserito la radio. Era uso in più di un'occasione, diciamo, mettere un mobile che fosse abbastanza correlato. Ma se Ah, leggi, ecco. c'è scritto mobile di grandi dimensioni con armadio per custodia dischi, Sì, corredato vero. di riproduttore ad alta fedeltà per l'adattamento a tutti i tipi di radioricevitore. Quindi lasciava intendere che sotto c'era insomma, il grammofono, e con la possibilità, diciamo, di far uscire un filo, collegarlo alla radio che si poteva mettere sopra, e per farlo sentire. Quindi si utilizzava una parte del circuito della radio, esattamente la radio, la parte di bassa frequenza, quella vicina all'altoparlante, saltando tutto il meccanismo del ricevitore, e si poteva ascoltare il giradischi. Interessante anche la pubblicità che c'è nella terza pagina, dove c'è 1 più 1 bis, il nuovo apparecchio 4 valvole a funzioni multiple. Sì. Sì, devo dire che questa è una radio molto bella, è una radio che io, insomma, tra parentesi, ho sistemato da tantissimi anni, credo che sia, diciamo, dalla fine degli anni 80 che ce l'ho, e l'ho tolta tutta quanta, insomma, l'ho rilucidata, data la gomma lacca, sistemata, e è una radio molto molto bella perché ha tre tipi di legno. C'ha la radica di noce davanti, c'ha il noce laterale e c'ha, diciamo, un altro profilo sugli spigoli, come puoi vedere. Insomma, è una bella radio, è una radio del 41, per essere precisi, e anche questa, diciamo, ha 5 valvole, una Philips, molto molto bella. Devo dire c'è anche lo schema elettrico. Questa Sì, no, questo per darti modo di poterlo verificare nel caso avessi piacere di poterci mettere le mani. Ma sicuramente, infatti io adesso che terminiamo la trasmissione ci vado a mettere le mani. No, non credi? Stacca la spina, però ci metti le mani. Assolutamente sì. Anche perché se no si sente la botta, poi la senti da fino da qua Sparta Town, insomma. Porca miseria, non più vedere. Bene, No, no. carissimo. Allora, siamo arrivati a conclusione. Devo dire che è stata molto interessante questa novella che ci ha portato poi a parlare di una tecnologia che per l'epoca era all'avanguardia, era una cosa che no, oggi a noi fa sorridere, ma invece all'epoca era una gran cosa, vedere, no, avere il senso di centrare o non centrare una stazione radio, no? Solamente con l'aumentare e il diminuire di una luce, insomma. Io infatti ogni volta che parliamo di queste radio, di queste tecnologie messe in campo, veramente ecco, legge 4 valvole multiple, no? Oggi invece per spiegare un apparato cominciano a dire surround, qua c'è tutta una serie di cose che, no?
ancora erano al di là da venire quando la radio, questa Philips, era nata ed era in voga. E quindi è bello ripercorrere un po' la storia che per certi versi tu sicuramente più di me per dato anagrafico, ma io vivevo, no, da piccolo quando veniva il radiotecnico a casa e levava le valvole, metteva tutte queste che mi sembravano lampadine. Pensavo da un lampadario. Sì, c'era anche, diciamo, una sorta di olezzo proprio, no? Perché quando si scaldavano, insomma, assorbivano Eh veramente un già. sacco di corrente e poi veramente puzzavano pure, perché poi quando si rompevano i condensatori e perdevano olio, specialmente, insomma, si sentiva veramente, insomma, una grandissima puzza di bruciato, insomma, Sì, questo del è. brucio, cioè le valvole facevano, no? Si è messo, ma sono le valvole. Io mi Ma sai, ricordo. questo fa parte. No, Sì. mi ricordo che quando, no, c'era il televisore, soprattutto il televisore, con la radio non c'è mai successo. Con il televisore succedeva ogni tanto qualche valvola scoppiava, si vedeva la classica nuvoletta di fumo uscire dietro. Mi ricordo Guarda. che mio padre correva a staccare la spina, no? Per evitare danni peggiori. Sì, ma poi una volta che era scoppiata la valvola, probabilmente il circuito si interrompeva e quindi, insomma, tanti problemi non c'erano. Cioè, però devo dire che, insomma, si sta parlando veramente del pionierismo. Insomma, qui si sta discutendo di qualcosa, come dico spesso, di 500 aziende che hanno fatto veramente la storia della radio, ma forse anche la storia della nostra radiotecnica. Ricordo sempre che se la radio elettrica è nata, cosa della quale abbiamo già parlato, è perché ci si è trovati nel dopoguerra improvvisamente nella necessità di dover ingaggiare tanti di quei radiotecnici, per cui non c'era la possibilità, diciamo, di formarli a scuola, perché non era possibile aspettare 5 anni. Quindi, insomma, di fronte a questa epopea va trattata con grande rispetto, a mio avviso, perché ha segnato veramente la storia anche dell'industria italiana, non la storia della radio piuttosto che della televisione, ma è la storia dell'industria italiana. Perché poi c'è design, c'è tecnologia, c'è evoluzione. C'è una serie di cose che sinceramente fanno la Sono storia, no? stati, Certo. esatto, sono stati la storia, la base della nostra, diciamo, coscienza, industriale. Sicuramente sì. Bene, come al solito ti lascio la conclusione nel salutare Maria Teresa. Buonasera a tutti, buonasera Umberto, buonasera Paolo. Buonasera. Buonasera cara Maria Teresa, buonasera Super Paolo e un radioso buonasera a tutti i radioascoltatori e niente, un semplice saluto e con l'occhio magico del Philips 486 strizzo l'occhio a tutti di modo che possano continuare a sentirci e ad essere con noi con Ameria Radio. Buonanotte a tutti. Ameria Radio ha presentato Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età.